Champions, le chiedo, l'uomo partita comunque, come dovrà giocare la Roma in campo? Nel senso che c'è chi dice che Borriello non può restare fuori, però poi Borriello magari può essere un po' stanco, per cui che valutazioni lei farà proprio in base Ve alle lo scelte? dirò dopo la partita che valutazioni ha fatto. Prima lo sapete che tiro le conclusioni questa sera, per cui dirvele adesso non sarei neanche sincero con me stesso. E allora sinceramente gli avrei azzardato giocare con il tridente, parliamo di Qual Totti, è? Borriello e Lucic. E Gli tiriamo fuori avrei Venezia. azzardato? No, le chiedo, oppure è sbagliato, con il pezzo. Vediamo. Domani lo Vabbè, c'è vediamo. risposto, dai. Prego. Lei è convinta che ho risposto. Bene. Visto che non vuole rispondere, io le faccio una domanda. E io risposto. Buongiorno, buongiorno. Il ricorso per la squalifica di Mexès è arrivato solamente dopo l'espulsione di Burdisso a Milano. Se si riteneva giusto fare il ricorso, perché non farlo in quella settimana, insomma? Chiedetela a chi l'ha fatto. Non si è fatto un'opinione, insomma, No. forse è stato fatto. Ma le mie opinioni non contano qua. E rispetto alla situazione di Adriano, le volevo chiedere, fino ad ora 240 minuti e 0 gol, una condizione fisica non ancora, diciamo, a top, un po' di difficoltà. E si parlava di scommessa vinta, è ancora questa No, opinione o. io non ho mai detto una scommessa vinta, io ho sempre detto, sono San Tommaso, lo vedremo all'ultimo. Io sono convinto che quando arriverà ci potrà essere molto ma molto utile. Io sono sempre fiducioso, ho sempre una carica agonistica positiva e sono convinto che lui possa venire e magari farci il gol di qualcosa di importante. Sono un sognatore, ma i sogni aiutano a vivere, poi dopo mi risveglierò, fa parte del gioco. Di questi ultimi accadimenti in Brasile cosa si è fatto l'idea? Beh, dovremmo conoscere bene il Brasile e poi potremmo giudicare meglio. Quindi non credi a No, quello che no, dice? assolutissimamente. Buongiorno, mister, sono qua. La Roma la vive come un'ultima chance questa partita con il Napoli, a prescindere dalla fiducia che possa esserci o no, però insomma, la situazione in classifica insomma, che la La partita domani sia decisiva. viviamo come un'altra bella sfida, una sfida importante contro una grande squadra, contro una squadra che appunto, come ho detto prima, sta facendo molto bene, ma non ci sentiamo inferiori, non siamo sfiduciati, siamo molto carichi di giocare una gran partita e poi vincerà il migliore. No, 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 no,